Nanni Loy, lei è un autore, un personaggio che ormai è nella storia del cinema italiano. Come mai ha accettato di partecipare a un progetto che non era suo? Beh, capita spesso, cioè che si faccia la regia di un film, di un soggetto concepito da altri, non è la prima volta. Io ho letto qui un racconto di Benvenuti De Bernardi e Pinelli, molto interessante, molto significativo, Amici miei numero 3, e ho accettato di farlo. Ci può parlare come è nata l'idea di questo terzo episodio della saga di Amici miei? Ma l'idea è nata per ragioni industriali, siccome i primi due film sono andati molto bene, i produttori hanno pensato di farne un terzo e quindi hanno commissionato agli scrittori che ho citato questo racconto che hanno scritto, me l'hanno fatto leggere, era molto divertente, io ho accettato di farlo. Lei cosa ha cambiato dello spirito goliardico e un po' infantile dei personaggi? Beh, lo spirito goliardico è rimasto perché quello è, direi che loro sono delle maschere che possono attraversare tante avventure, si potrebbero fare sopra tanti film, ma direi che più che uno spirito goliardico è un modo di vivere questo, cioè un modo di vivere basato sullo scherzo, sul divertimento, sulla beffa, sul cercare di movimentare, di rompere la monotonia della vita. Con questi scherzi, è una vecchia tradizione italiana, vecchia tradizione di tutti, di movimentare l'esistenza col paradosso, con l'ironia, con l'umorismo, con lo scherzo. In questo assomiglia un po' a Specchio Segreto, questa chiave di Amici miei. Specchio Segreto ha divertito la gente perché era l'irruzione del folle, del paradossale. Nel banale, nel ripetitivo, nel quotidiano, e la chiave è la stessa. Uno degli ingredienti per fare un film di successo sembra quello di semplificare molti personaggi, di farli diventare come degli eroi di fumetto, delle maschere appunto. Ci può parlare un attimo di questo? Ma qui non sono semplificati come eroi, anzi, loro sono pieni di debolezze, le maschere tradizionali della nostra commedia sono molto umane, sono molto ricche di valori. A parte che il repertorio classico è basato sulla fame, sul sonno, sul freddo, sulla povertà, cioè su tutti i temi dolorosissimi, come Totò. Totò ha lavorato sempre su questi elementi popolari, ma non sono stereotipati, sono umani e questi personaggi è la stessa cosa, si innamorano. Amano, hanno fame, si divertono, però vivono anche, altrimenti non avrebbero avuto successo, non avrebbero successo. Può raccontare brevemente la storia del film? Beh, non è facile. Diciamo che all'inizio Tognazzi con la carrozzella finisce in una casa di riposo. Sembra una cosa triste, grigia, così di solitudine, da anziano, invece poi piano piano lui si batte, fa scherzi, si trascina gli altri dentro, alla fine sono tutte e quattro insieme nella casa di riposo a continuare a fare questi scherzi. Il titolo doveva essere Amici miei, ultimo atto. L'avete cambiato? Cioè, prevedete Beh, un... avevano delle incertezze fra ultimo atto e atto terzo, hanno deciso per atto terzo evidentemente nella speranza di continuare questa serie all'infinito probabilmente.